Flavio, Gianni, ultimo giorno qua a Verona, sì. Chiusura di questo Giro d'Italia. Un Giro d'Italia come per la tua squadra? Sfortunato, purtroppo, perché già l'abbiamo iniziato senza due corridori importanti nell'economia della nostra squadra, e cioè Jonathan Restrepo e Edward Grosso. Ma poi abbiamo iniziato bene, nel senso che siamo stati protagonisti, abbiamo fatto la fuga a due, che è stata seguita veramente con grande entusiasmo anche dai tifosi. Dopo, purtroppo, i due corridori sui quali puntavamo maggiormente, e cioè l'eritreo Natalino Tesfacion e l'ecuadoregno Jefferson Cepeda, entrambi si sono ritirati, quindi noi ci siamo trovati con una squadra molto rimaneggiata. Una squadra, la tua squadra si fa amare dai tifosi proprio perché la mentalità dell'attacco di dire noi ci siamo e vogliamo essere protagonisti, questa è una cosa importante. Sì, noi all'inizio del giro avevamo tre obiettivi, una vittoria di tappa e le due classifiche dei traguardi volanti e dei chilometri in fuga. Abbiamo raggiunto i due obiettivi, e cioè traguardo volanti con Filippo Taliani, chilometro in fuga con Mattia Beis, entrambi saliranno oggi sul podio finale, e per noi ovviamente e soprattutto per le aziende che ci sponsorizzano è una grande soddisfazione. Purtroppo ci è mancata la vittoria di tappa, per i motivi che ho esposto, direi sempre molto difficile poter vincere al Giro, una delle tre grandi corse a livello mondiale, dove tutte le squadre World Tour si presentano con i migliori corridori, però se avessimo avuto, ripeto, questi quattro corridori in condizione, sicuramente avremmo potuto recitare un altro ruolo e ottenere altri risultati. Gianni, la tua squadra, intanto Dronop era uno sponsor spagnolo, giusto? Sì. Sponsor importante con i droni, non quelli da giocattolo, droni seri, quindi anche molti volati. Poi lo storico sponsor Androni, sempre che ti supporta così. Siete stati protagonisti anche prima del Giro, anche in un'altra gara a tappe, che siete stati vicino a vittoria proprio all'ultimo giorno, sì, con Sepulveda, giusto? Sì, sì. Quindi, sì. Ci siete comunque solo, nel calendario? Sì, non solo. Noi abbiamo un calendario internazionale con Edoardo Sepulveda, appunto abbiamo lottato fino alla fine nel Giro di Turchia. Con Jefferson Cepeda abbiamo ottenuto il podio, secondo classificato dietro a Damiano Caruso. Per questo le attese, insomma, erano importanti per il Giro, e per questo purtroppo le situazioni ci hanno assolutamente danneggiato. Un'ultima domanda, hai in mano un futuro Bernal tra i tuoi, visto che tu sei quello che ha scoperto e lanciato Bernal, che gli facciamo gli auguri di ritornare ai suoi livelli, un Bernal che ha vinto Giro e Tour, ne hai un altro? No, io dissi e lo ripeto, Bernal praticamente l'ho lanciato professionista 4 anni fa, e praticamente ho detto l'anno scorso che di corridori come Bernal ne nasce uno ogni 20 anni, quindi dobbiamo aspettare ancora 16 anni prima di vedere un altro Egan Bernal. Quanti anni a squadra da manager? 38. Quindi a 60 quasi, a 58 vedete un altro Bernal. Sì. Complimenti a Gianni. Vedremo. È questa grande passione che mi sospinge, quindi, e che mi fa superare tante difficoltà. Ora abbiamo anche un progetto, un programma con Marco Bellini, che tu conosci benissimo. Abbiamo un progetto proprio per il futuro. Vedremo. Ormai bisogna trovare risorse economiche importanti per poter ottenere risultati. La passione è un qualcosa che spinge me, ma che naturalmente non può spingere i corridori. Bisogna, o meglio, spinge i corridori, ma per poter avere una squadra competitiva occorrono grandi risorse. E faccio solamente due termini di paragone. Noi abbiamo un budget poco superiore ai 3 milioni. Tutti questi squadroni World Tour, tra virgolette il più povero,
dispone di 15 milioni per andare ai 20, 30, 40 e 50 della Ineos. E la differenza, se tu vedi i pullman, i camion, le ammiraglie, praticamente sono poi le stesse. La differenza la fa giustamente la quotazione dei corridori, cioè l'ingaggio dei corridori. Ed è ovvio che noi dobbiamo superarci per poter competere, ma però arriviamo solo fino a un certo punto. Va bene, intanto io ti faccio grandi complimenti, Gianni. Grazie mille, complimenti anche a voi per il grande lavoro che state facendo.